Siamo in compagnia della vincitrice del campionato assoluto junior, Elisa Chimirri. Elisa, com'è andata questa meravigliosa avventura? È andata benissimo, ero molto preoccupata i primi giorni perché ho fatto poche gare con il cavallo quest'anno. Ho fatto un gran premio solo prima di venire qua, che dove è andato molto bene tutto, e alla fine ci ha sorpresi perché a solo 8 anni è riuscito a non toccare una sola barriera del weekend. Ecco, questo è un fine settimana assolutamente impegnativo, percorsi selettivi. Come si è comportato il cavallo in queste giornate? Si è comportato veramente benissimo, è stato esemplare, erano dei percorsi molto tecnici e lui ha dimostrato sempre di essere freddo e bravissimo, non ha mai guardato niente, non ha mai voluto toccare una barriera, è stato veramente bravissimo. Ecco, parliamo di freddezza, come si mantiene la freddezza in questi appuntamenti così importanti quando sai che ti stai giocando un appuntamento così di rilievo? Sinceramente non so, so che io per proprio mettermi in una bolla devo stare tanto tempo prima della gara da sola ai box con il mio cavallo per prepararmi mentalmente e poi concentrarmi e pensare che è solo un percorso e non pensare al campionato, eccetera, fare il percorso e montare bene. Abbiamo visto una grandissima emozione, un bellissimo volo in Riviera per festeggiare questa vittoria. A chi la dedichi? La dedico, allora, prima di tutto al mio cavallo, che veramente mi ha sorpreso tantissimo e sono molto fiera di lui, e a mio padre, che mi ha sempre seguito durante questi anni, ha sempre creduto sia in me che nei miei cavalli, mi ha sempre aiutato qualsiasi cosa succedeva. Ecco, tuo padre Bruno, un campione, è il tuo punto di riferimento? Diciamo sì. Chi è il tuo cavaliere preferito? Ce ne stanno tantissimi, però una amazzone che stimo moltissimo è la Laura Kraut. Mi piace moltissimo come monte, sempre con il cavallo, mai contro, mi piace moltissimo. Ecco, proprio poco fa abbiamo avuto la notizia che rappresenterà l'Italia in un importante appuntamento internazionale. Come ti preparerai per questo? Adesso ascolterò il mio tecnico che mi dirà che gare dovremo fare, ma penso che dopo, siccome tra qualche settimana, penso che dopo questa gara il cavallo sarà molto tranquillo e faremo abbastanza poco a casa.